Ciao, sono Salvatore Dama e questo è Mangia Pipistrelli, il mio podcast. Questo è Mangia Pipistrelli, il podcast di Salvatore Dama. This is Ebats, Salvatore Dama podcast. Live from quarantine. Bugie, furbizie, sotterfugi, espedienti. Questo è un catalogo di subumanità. Raccoglie le peggiori balle raccontate alle forze dell'ordine per evadere da casa ai tempi del coronavirus. Scendo a farmi una rissa, posizione numero 5. Succede a Fermo. Vede dal balcone gente che litiga, allora decide di uscire di casa per partecipare al tafferuglio. Denuncia. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con il lanciafiamme. Non siete graditi. Posizione numero 4. Ospedaletti, Costa Ligure. Famiglia milanese arriva nella casa al mare. Rivolta dei vicini residenti. Per evitare il linciaggio, prendono i bagagli e se ne ritornano in Lombardia. Averci Google Map, posizione numero 3. Padova, scrive sull'autocertificazione. Sono uscito per cercare un bancomat. Mi sono perso e non ricordo più la strada di casa. Denuncia. Se cazzo di parrucchiere che vanno in casa, aggiustare i capelli e le fede, a che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che utavuto un chiodo, eh? L'avete capito che chi cazzo t'andava a vedere per sti capilla aggiustata in dotavu? Succede a Macerata, posizione numero 2. Vuole l'abbonamento gratuito per un gioco online. Oppure esco e infetto tutti, minaccia. Ragazzo in quarantena denunciato per procurato allarme. Non è previsto il ping pong. Non potete giocare a ping pong, andiamo. Alla PlayStation. Pulp Fiction a Bari, posizione numero 1. Cerca coca, ma le danno una bustina di zucchero. Quando torna per protestare, invece del pusher, trova un uomo incappucciato con un martello, ferita e denunciata. Ti piace questa rubrichina scema? Su Amazon trovi l'instant book con la raccolta completa. Cerca Scendo a pisciare il cane di peluche e altri 99 espedienti per evadere da casa ai tempi del coronavirus.